Buonasera a tutti, benvenuti al secondo appuntamento della nuova stagione di Cuba Culture. Il programma, al solito, è sempre molto ricco e quindi oggi affrontiamo volutamente, abbiamo parlato con Gregory di farla esattamente in questo periodo, questa conferenza che è relativa alle elezioni di midterm negli Stati Uniti, che avverranno tra pochissimi giorni. Sappiamo tutti e stiamo vedendo quello che sta accadendo nel mondo, come gli Stati Uniti, come sempre, hanno un ruolo importante nella definizione, delle strategie, delle dinamiche sociopolitiche. Quindi anche con un cambiamento che è stato abbastanza repentino, si era visto, come diceva Stefano, lo scorso anno quando abbiamo intervistato Gregory, che tra altre cose è professore della LUIS, è esperto di storia americana e lui stesso. Lui stesso è nato negli Stati Uniti d'America, abbiamo visto il passaggio da Trump a Biden e così via. Oggi quello che vogliamo cercare di capire, di farci spiegare da Gregory, cosa sta accadendo negli Stati Uniti e questo poi come si proietta all'interno del mondo. Innanzitutto grazie a Gregory, lo vedete spessissimo su Rai News 24, su Rai 1, quindi non ha bisogno assolutamente di presentazioni. Noi quando vediamo la televisione e parliamo di Stati Uniti, soprattutto in ambito delle elezioni, vediamo che il mondo statunitense dal punto di vista politico è estremamente complesso, come è complesso la struttura degli Stati Uniti, 50 stati federali. E quindi la prima domanda che io vorrei fare a Gregory è che ci spiegasse in maniera semplice cosa sono le elezioni di midterm. Grazie, grazie, è bello essere qui perché la televisione è una cosa molto fredda, in cui vedi un soffitto con dei tralicci, delle luci, eccetera, non c'è mai nessuno davanti, no? Invece vedere le persone è senz'altro preferibile, è senz'altro molto meglio, quindi grazie di essere qua. Ecco, buona domanda. Midterm, traduzione, fossimo diciamo, in università mezzo semestre, ma diciamo già in mezzo mandato, mezzo termine, no? Ma di chi? Del presidente. Il presidente dura in carica 4 anni, però vediamo un po' quando vanno a costruire gli Stati Uniti alla fine del Settecento, stanno facendo una cosa per la quale non ci sono precedenti, che è creare una repubblica. All'epoca erano solo monarchie piccole o imperi, ma monarchie, il modello era quello. Sono talmente a corto di esempi repubblicani che li vanno a prendere dall'antica Roma. Voi prendete banalmente il quarto di dollaro, l'Aquila c'ha il fascio repubblicano, perché è quello che hanno come simbolo la Repubblica. Tutta la discussione pubblica che viene fatta su questa Costituzione che viene scritta la fanno degli intellettuali, dei politici americani, Hamilton, Madison, eccetera. Ma si firmano Publius, quindi se li fanno all'antica Roma, perché è l'unica repubblica che hanno sotto mano. Ovviamente San Marino non la conoscevano, quello che è, però ecco, hanno quella. E quindi devono costruirla. Ci sono queste 13 colonie, ex colonie, nel senso che si sono dichiarate indipendenti dalla madrepatria e poi hanno combattuto per difendere questa pretesa. Quindi in quel momento queste 13 sono stati. Sono indipendenti e vanno convinte a mettersi insieme. C'è una prima alleanza, che era una confederazione, si era solo a avere una cornice per combattere contro gli inglesi, non c'è sta niente, vuota di contenuti. Quando fanno la Costituzione, incominciano a, loro dicono, to form a more perfect union, un'unione più perfetta, non è più perfetta, più bella o quello che è più completa, però in latino, perficio, un'unione più integrata. Bene, allora cominciamo adesso a giocare sul serio. E quindi viene tutto fasato e costruito. E abbiamo, pensate che qui sono qui, terre abbastanza poco popolate all'epoca, con delle distanze, con forme di governo diretto, di assemblee, diciamo, comunali, per intenderci. Quindi tutto è molto diretto, il rapporto tra eletto e elettore, un po' come dicevano gli antichi greci, che si può avere democrazia solo quando eletti ed elettori stanno tutti nella stessa piazza, quindi ci conosciamo, ci misuriamo, è quello più o meno loro facevano. E sanno questo salto di dover trasferire questa roba a un nuovo potere centrale e lui l'esperienza c'è è quella del re con il quale hanno appena litigato, quindi non hanno una grandissima fiducia nello Stato centrale e quindi devono contemperare forza, perché vogliono che questo Stato regga, perché c'è sempre il rischio che gli inglesi si svegliano male e vengano a riprenderselo,
ma debolezza, perché non vogliono che il presidente diventi un altro re, un altro tiranno. È tutto un gioco di pesi e contrappesi. E quindi pensiamo come è complicata. Il mandato della Camera dei rappresentanti, quindi diciamo quella della Camera, una Camera bassa, è 2 anni. Quindi noi a novembre gli Stati Uniti rinnovano tutta la Camera, 100%, poi molti verranno rieletti naturalmente, però tutti i seggi sono in gioco. Poi abbiamo un Senato che invece è un po' complicata tecnicamente, ma il mandato dura 6 anni. Siccome il Senato, la Camera rappresenta la popolazione, quindi sono seggi allocati in base alla popolazione dei singoli, diciamo, dei collegi, quindi adesso sono, mi sembra, uno ogni 500.000 abitanti a spanne. Quindi uno Stato molto grande come la California ne ha molte decine, uno Stato molto piccolo ne può avere due, uno, cinque. E quindi lì è democratico nel senso che la maggioranza, dove sono più persone, ha più peso. Però sono anche 13 colonie. Fin dall'inizio ce n'erano di più grandi e di più piccole. Io sono nato in quella più piccola e quindi in Rhode Island avevamo, come dire, una certa paura che uno stato grosso come New York ci si mangiasse. Quindi il Senato rappresenta gli stati e sono due senatori per stato, uguali, grandi e piccoli. Quindi il piccolo Rhode Island conta oggi quanto il grande Texas, sempre due senatori, cioè, che hanno mandato di 6 anni. Questo deve essere la parte stabile, per cui non cambia ogni 2 anni, anche perché se no il mandato non sarebbe di sei. Quindi ogni anno, ogni elezione, scusate, ogni 2 anni se ne rinnova un terzo e mai entrambi quelli dello stesso stato nello stesso anno, salvo che uno muoia o ci sia qualche evento eccezionale. Quindi che succede? Quest'anno si rinnova un terzo del Senato, quindi tutta la Camera e un terzo del Senato. Il Senato quindi cambia, anche lì molti verranno rieletti, molti no, ma cambia gradualmente, dà stabilità. E questo si rispecchia anche nei diversi compiti che hanno, perché la Camera, diciamo, è fondamentalmente la cosa a noi come cittadini ci interessa di più, cioè cos'è la cosa che ci interessa di più? I soldi. Fondamentalmente la Camera fa il bilancio e le tasse, fondamentalmente. Poi se è bicamerale deve approvarlo anche il Senato, però l'iniziativa di bilancio parte dalla Camera. Il Senato ha le cose di interesse di Stato, le relazioni estere, i trattati li ratifica solo il Senato, non la Camera, solo. Le nomine, per esempio anche le promozioni degli alti gradi militari, le ratifica il Senato. Quindi la maggior stabilità evita che ci sia emotività nel decidere cose che invece si diffondono nel tempo. Quindi l'hanno distinti abbastanza bene. Uno rappresenta le persone e cambia, è immediatamente reattivo, diciamo, ai cambiamenti d'umore, l'altro dà stabilità perché si occupa di affari di Stato. In mezzo c'è il presidente che dura 4 anni. Quindi non c'è mai il cambiamento totale, anche se quando si elegge il presidente, per definizione, si rielegge tutta la Camera, però soltanto un terzo del Senato. Il sistema non si riazzera mai completamente. Quindi a metà del mandato del presidente, 4 anni, sono passati 2 anni, si finisce per rieleggere, per avere elezioni politiche, diciamo, e quindi sono quelle di midterm. Ora, quando viene concepito il sistema, in realtà, nessuno si aspetta veramente. Nessuno sa cosa aspettarsi fondamentalmente perché non c'è il precedente. Quindi l'idea è che il presidente venga rieletto, se fa bene, non dico per alzata di mano, ma insomma che sia una conferma più che un'elezione. Anche perché il primo presidente Washington, che era molto popolare, era il generale che aveva vinto la guerra, che aveva vinto l'indipendenza, aveva presieduto la Costituente, diciamo, quindi anche lì, tant'è che gli propongono un terzo mandato e lui lo rifiuta il terzo mandato. Qui sono soltanto due, però il concetto era che era quasi un tagliando. Midterm a quell'epoca non aveva una grande importanza, contava abbastanza poco, anche se il presidente era meno potente di oggi, nessuno chiamava il seguente uomo più potente della terra, ma il fatto delle elezioni di mezzo mandato, proprio perché il presidente non aveva questo ruolo così strepitoso nell'indirizzare la politica del paese, valeva poco. Torniamo a noi adesso. Il presidente è molto più potente, soprattutto
la crescita del paese e due o tre momenti di guerra, la guerra civile, la prima guerra mondiale e soprattutto la seconda, hanno molto potenziato la figura del presidente, hanno potenziato l'esecutivo e quindi il presidente è il capo dell'esecutivo. Il governo si è molto complicato, l'amministrazione pubblica è molto più grande e quindi anche le cose da gestire sono diventate di più. Sapete qual è la più antica delle forze armate americane? Non è l'aeronautica, d'accordo, perché l'aeroplano non c'era ancora, inspiegabilmente, però la Guardia Costiera. La Guardia Costiera, perché il paese commerciava sul mare, avevano la Guardia Costiera prima di avere la Marina. Ecco, per dire, no? Come le cose sono diverse. La prima agenzia, diciamo, dello Stato federale per, dire, numero di dipendenti e importanza erano le poste. Era tenere collegati i 13 stati. Ecco, adesso è completamente diverso. Tutto questo ha aumentato il potere. Quindi ha fatto sì che il midterm diventi una cosa che era completamente imprevista all'inizio, un tagliando, una sorta di referendum, una sorta di sondaggio formale sull'operato del presidente. Oggi però non siamo nel 1787, quindi è tutto più complicato. Uno, il mandato biennale, che all'epoca sembrava una buona idea, pensate che in molti stati i governatori avevano mandati che erano di 6 mesi o di un anno. Quindi 2 anni gli sembrava già tantissimo, 4 anni per il presidente, ancora di più, il Senato di 6 erano dei tempi, devo dire, una nazione molto giovane, più della metà della popolazione era sotto i 35 anni quando sono nati, quindi i tempi non sono quelli che ci sembrano a noi, detto, ecco. Paese che raddoppiava la popolazione ogni 20 anni. Quindi i tempi non erano quelli che ci sembrano, il significato era diverso, però oggi è così. Oggi significa che, per esempio, i deputati sono in campagna elettorale permanente. Manco a tempo a insediarti che te ripartono le elezioni dopo 2 anni. Su questo c'è un dibattito continuo, allunghiamoli, però ci saltano poi tutti i pesi e i contrappesi, però se il politico, diciamo, non è in campagna elettorale permanente, forse fa meglio il suo lavoro. Ogni tanto, magari per almeno 2 anni centrali, primo anno lo passa a capire qual è il mestiere, 2 anni lavora per bene e poi pensa a farsi rieleggere. Altrimenti, il tempo di campagna elettorale continuo, finisce per distrarlo dalle questioni, diciamo, strutturali, strategiche, da dare alle funzioni di indirizzo. Quindi quello è un primo problema. Secondo problema è appunto il referendum continuo sul presidente e quindi diciamo, un freno all'attività politica anche del presidente. Ora è chiaro che nessun presidente, che ci piaccia, non ci piaccia, simpatico, antipatico, biondo, bruno, come sia, è bene che che possa governare in maniera incontrastata, no? Anzi, è bene che ci sia sempre un confronto anche dinamico, anche dialettico. Però pure il presidente è costretto a quel punto a inseguire sempre gli affari del giorno e fa fatica a fare azioni, diciamo, strategiche. Paradossalmente, alcune delle cose migliori le fanno alla fine del mandato, diciamo del secondo mandato, quando adesso per modifiche costituzionali intervenute non si può più rivestire un terzo mandato. Questo è stato precisato piuttosto tardi, perché è roba recente. Però insomma, alla fine, quando non hanno più niente da perdere, fanno le cose che vogliono fare per davvero. Non devono più inseguire i sondaggi. Nel midterm, invece, è un momento critico in cui la popolarità del presidente incide molto. Gregory, Quindi noi ci che troviamo, succede? finito. Rinnoviamo la Camera completamente. È una verifica sul presidente e quest'anno, diciamo, ci sono anche altre variabili. Sì, no, volevo chiederti, a parte le altre variabili che poi le affrontiamo, tu hai detto che la cosa migliore i presidenti la fanno sostanzialmente alla fine, quando, diciamo, il loro percorso è arrivato a conclusione, quindi ci sarà un cambio di un altro presidente. Ma quando il presidente esce dalle elezioni di mid-term, che esca in maniera favorevole oppure no, co cosa cambia negli Allora, altri in 2 anni? questo caso Se vince è più pratico, sì, forte, se certo. perde è meno In questo debole. caso pratico, Biden è stato eletto presidente, ma ha sostanzialmente perso le elezioni l'altra volta. Il Senato è pari, metà e metà. Il presidente del Senato, cioè il vicepresidente, ha, diciamo, il voto in caso di parità.
Quindi è una forzatura molto forte, ma è un equilibrio estremamente precario. Quindi questa è la prima cosa che vedremo. Ci sono un terzo, quindi su 100, quindi 50 stati per due senatori fa 100. Non mi ricordo se quest'anno ne eleggono 33 o 34, perché ovviamente 100 non si può fare un terzo di senatori, rinnoviamo la testa, anche se magari qualcuno a certe potrebbe anche volerla cambiare, però no. Quindi 83 o 34. E lì potrebbe cambiare l'equilibrio, perderne uno o due o vincerne uno o due potrebbe dare una prevalenza sull'ordinario. Quindi quella è una cosa molto importante. E Biden ha una maggioranza risicata alla Camera, ha pochi seggi. Si è un po' peggiorato la cosa offrendo a un paio di deputati degli incarichi di governo, quindi hanno dovuto lasciare il seggio e quindi ha una maggioranza risicata. Quindi al di là del concetto generale tagliando, potrebbe uscirne un po' più forte, potrebbe uscire così com'è o potrebbe uscire più debole. Se questo succede sempre, sì, è vero, vale sempre e tendenzialmente, siccome siamo tutti dei rompiscatole qua dentro, io per primo, quanti sono contenti del governo in generale? Mai siamo contenti, anche quando ci piace, abbiamo... quindi tendenzialmente i midterm penalizzano il governo in carica, salvo che gli sia andata proprio benissimo, hanno avuto un colpo di fortuna negli ultimi 6 mesi, ma tendenzialmente midterm qualche seggio lo perdi. Ma proprio ordinariamente, perché così siamo? Perché va tutto bene ma non abbastanza, oppure perché è successo qualche cosa che non. Quindi in questo caso Biden rischia di più proprio perché ha un pareggio e una maggioranza risicata. Lo spostamento dei 5-6 seggi è assolutamente nella norma, però lui se lo può permettere meno di altri. E quindi, diciamo, in uno scenario si rinforza un pochettino, ma diciamo non tantissimo, per una serie di motivi procedurali con i quali non vi sto ad annoiare, di fatto al Senato stranamente serve la maggioranza di 2/3 per motivi procedurali, perché altrimenti scattano delle cose per cui si riesce a impedire il voto sulle questioni. Non ci arriva a 66. Quindi il Senato continuerà a essere, magari non sarà 50-50, sarà 52-48, ma non, nella sostanza non cambia. La Camera potrebbe fare la differenza, nel senso che la maggioranza, persa la maggioranza, significa perdere tutta la Camera, perdere 10 voti, quindi potrebbe rimanere uguale. Un Biden più debole cosa comporta a livello internazionale? Allora, Nel caso peggiore succede se in ne questo esce con momento gli succede otto questo, che se andiamo a vedere, un po' come qui, la politica americana si sta molto polarizzando, per cui tutta una serie di brave persone, lo dico sinceramente, di politici, diciamo, se non onesti, almeno corretti, hanno detto basta, io sono età, ho fatto 5, 6 mandati, 10 mandati, sapete che c'è? Per cui non si presentano per la rielezione. E questo fa sì che, oltre a perdere l'esperienza, ovviamente perderemo anche un po' di buona educazione, un po' di civiltà di rapporti, un po' di consuetudini, che quindi quelli che praticamente verranno eletti saranno più ideologizzati. Questo, diciamo, anche se la somma algebrica rimanesse la stessa, la qualità potrebbe essere peggiore. Questo è abbastanza. Eugenio diceva: ah, il senatore tale ha deciso che non si ricandida, il deputato tale. È un problema perché molto spesso quelli che si propongono al loro posto sono, diciamo, al di là degli inesperti, che potrebbe anche non essere così importante, però sembrano essere umanamente peggiori, insomma. Se volete, se vi interessa il gossip, posso pure fare qualche nome, insomma, però ecco, cioè, la gente picchiava la moglie, cose, insomma, potrebbe anche far meno. Perché sta succedendo questo negli Stati Uniti? Posso? Sì. Non è solo un fatto americano, è un fatto anche di tutta l'Europa. Non ce l'ho una risposta, diciamo, io non ho una risposta. Da professore, posso dire un'impressione, è che ormai è tutto mediatizzato. Cioè, vi faccio un paio di esempi per ridere, no? Anche presidenti che noi diciamo molto popolari, ecco, che hanno un aspetto positivo, in realtà hanno una serie di lati oscuri, che però una volta non si sapevano. Vi faccio un esempio
Wilson. Siamo per i suoi concetti, però è una brava persona, l'ex rettore di Princeton, insomma, di alti ideali, eccetera. A un certo punto, lui nell'ultimo anno, motivo vero, cioè, sono due motivi per cui sappiamo tutti che lui è l'ideatore, diciamo, di questo ordine mondiale post prima guerra mondiale, quindi con organizzazioni internazionali, la Lega delle Nazioni, la Società delle Nazioni, che è diciamo la mamma delle Nazioni Unite, no? Quindi sostituire il negoziato alla guerra, un tema molto attuale oggi, no? Che sono idee sue. Sappiamo che gli Stati Uniti non ratificano il trattato di pace e quindi non fanno. Perché? Per due motivi. Primo, aveva pessimi rapporti col partito. Lui è uno di quelli che vengono da fuori del partito, lo prendono come figura di prestigio, come talvolta fanno i partiti quando non hanno un leader interno. Il problema è perché la macchia del partito non si fida di quello di facciata e non lo vota. Quindi lui ha problemi a tenere in ordine il suo partito. Ha meno problemi con gli avversari, paradossalmente, ma soprattutto gli prende un ictus. Lui si è fatto l'ultimo anno da zucchina. Quando c'è nel 20, diciamo nel 21, alla fine del suo secondo mandato, diciamo l'avvicendamento, lo portano davanti al Campidoglio per la cerimonia su una sedia d'hotel, seduto lì, non si muove, non si alza. Oggi, ve lo immaginate, un presidente ridotto in quelle condizioni che rimane, non sarebbe possibile, no? Piuttosto che Kennedy, Kennedy, la mia studentessa che ci si laurea proprio lunedì, ha fatto una bella tesi sul summit fra Kennedy e Khrushchev a Berlino nel 61. Se ne parla, c'è la crisi di Berlino, a Vienna, sì, c'è la crisi di Berlino sullo sfondo, eccetera. La realtà è che Kennedy era strafatto perché aveva dei problemi di salute che la metà gli bastava, no? Cosa che nessuno sapeva. A lungo curato da medici, diciamo, non molto bravi, che gli davano sostanze. Fondamentalmente, quando arriva lì, Khrushchev se lo mangia a colazione perché lui non ci sta con la testa, ecco, no? Oggi questo non sarebbe possibile. Oggi c'è l'esame continuo. Se è inciampato, ha starnutito, ha detto mezza parola. Biden ha tutte queste cose, qui è molto soggetto, no? Quindi oggi è difficile nascondersi. E la notizia è buona, cioè, la chiacchierata dell'altra volta c'ha tanti commenti, ma questi commenti una volta venivano privatamente. Il commento pubblico, l'esasperazione, lo scontro, la battuta non capita, sarà capitato a tutti, c'è un gruppo che è creato su WhatsApp, fai una battuta che a voce ridiamo tutti, qualcuno si offende, dice no, ma io non ti ho detto quello, ah, hai scritto, no, perché però quando scriviamo non si vede il sorrisino, la faccina, l'occhietto, il tono della voce, non si vede, no? Quindi tutti questi fatti e la continuità, il fatto di starci in un flusso continuo, tendono a... Se vogliamo andare sul tecnico, c'è chi dice che la colpa sia tutta dei like, del meccanismo dei like, che sottopone tutto a un referendum continuo, per cui no, tutto metricizzato, tutto e tende a estremizzare. Ma hai messo, perché mai messo il pollice e non il cuoricino? Perché mai messo il pollice? Cioè, tutto questo tende a, anziché farcelo dimenticare, in più, se vogliamo, anche una componente di scientifica, mentre a volte erano tutti quanti sorpresi simpatici dilettanti. Eravamo tutti dei dilettanti, adesso su ognuna di queste cose c'è una micro specializzazione, c'è qualcuno che lo fa apposta, no? Pensate al sondaggio, ecco, una cosa, uno strumento politico inventano gli americani, il sondaggio opinione. Una volta era una misura, fotografava quello che voi pensavate di me in questo momento, no? Oggi che succede? Che io alla terza conferenza, avendo visto quello che pensate di me nelle prime due, dico solo le cose che vi piacciono. Quindi il sondaggio diventa, anziché una misura della realtà, diventa un obiettivo per il futuro. Tutto questo tende a polarizzare, tutto questo tende a estremizzare, tutto questo tende a... Poi lo vediamo, no? Anche se pensiamo, no? Qui siamo in un bel posto e non hanno bisogno sicuramente di questi trucchetti, eccetera. Però sappiamo che da quando sono uscite queste app o questi siti tipo TripAdvisor, che c'è in giro chi va a vendere pacchetti di approvazione, dice, oppure se non mi dai soldi ti metto le recensioni negative, no? E tutto... Ecco, appunto. Quindi dire, tutta questa metricità, quello che una volta era, no? Lo vediamo nei film, il grafico dietro,
perché è uno strumento utile interno. Nel momento in cui diventa pubblico, tende anzi a perdere la sua utilità o a diminuirla, perché tende a estremizzare. Io lavoro per ottenere quel risultato, anziché per misurare una realtà così com'è. E in politica, purtroppo, inizia, come diceva Stefano, a non essere più vero, forse. Quello che si è sempre detto, il mantra in passato era sempre che le elezioni si vincono al centro, no? Con i moderati al centro, per cui. Da noi facevi comunque i governi con la DC più o meno con dei pezzi di sinistra, più o meno con dei pezzi, però fondamentalmente al centro c'era sempre quello lì. Adesso al centro non c'è più. Questa è la stessa cosa, il repubblicano moderato, Eisenhower, no? Come generale, eccetera. Eisenhower dopo la guerra lascia il servizio e fa il rettore della Columbia University. Lì lo vanno a pescare come candidato per la presidenza. Bene, ma lo vanno a cercare sia i democratici che i repubblicani. Oggi è impensabile un politico che possa, un candidato che possa andare bene a entrambi gli schieramenti. È molto difficile, molto difficile. Ma questo da Obama, perché noi abbiamo visto gli ultimi due presidenti, sono sempre stati No, criticati, Trump per un verso e Biden per un altro. La critica del presidente va bene, però la domanda era sulla polarizzazione, sull'estremizzazione, sul fatto che anziché cercare, diciamo, il consenso su ciò che ci unisce la maggioranza di noi, cerchiamo invece ciò che ci divide, sperando che in questa divisione io, la mia fetta, ci abbia un millimetro di più della tua. E questo è prima cercavamo di mettere insieme tutte quelle che stanno al centro, largamente sovrapposte, adesso cerchiamo di coltivare le estreme. E lì si può discutere, perché per esempio il sistema maggioritario, che è molto bello perché la sera delle elezioni c'è due candidati, o ha vinto uno, ha vinto l'altro, e quindi non dobbiamo trovare un mese per fare il governo, eccetera, eccetera. Il problema è che tende a privilegiare gli estremi, il proporzionale tende a diluire. Peraltro, per pura curiosità, nel sistema federale americano, salvo alcune cose, tipo che abbiamo tutti diritto di votare, compresi i laziali, non si sa perché, però sono i misteri della politica questi. Detto questo, gli stati sono liberi di organizzarsi il voto come vogliono. Quindi in uno stato io posso votare diversamente da un altro. Ci sono degli stati, pochi, su quelli piccoli, diciamo, qua in alto dell'angolo del New England, in alto, dove sono quattro gatti, che c'è ancora chi vota con la scheda di carta come da noi. In altri si vota col computer, c'è chi permette il voto per posta e chi non lo permette. Quel meccanismo lì, ed è interessantissimo, l'equilibrio è degli stati, non è federale. Io su mia cosa devo consentire anche ai laziali di votare, però come votano, quello lì possiamo deciderlo liberamente. Quindi ce n'è, mi sembra, uno che ha un sistema proporzionale, uno su 50. Tutti gli altri nel maggioritario, e questo tende a ormai a esagerare la divisione anziché cercare un nome, diciamo, cui possano convergere tutti. Una domanda che Sì. avevo per te. Noi quando eleggiamo il Presidente della Repubblica italiana è molto semplice. Abbiamo una certa serie di numeri di votazioni, a partire da un certo numero in poi il quorum si abbassa. Quando vediamo l'elezione degli Stati Uniti è sempre complicatissima. Se vinco qua forse ce la faccio, se perdo di là. Com'è così complicata Ok, l'elezione del Presidente degli torniamo al Stati Uniti? discorso del fatto che è un sistema federale. Abbiamo questi 13 stati, dico, ma se facciamo votare il popolo direttamente, vota il popolo, ma direttamente, finisce che il presidente lo eleggono, oggi lo eleggerebbero California, Texas, New York e Florida. Con quei quattro hai fatto il presidente, perché tutti gli stati del Midwest sono vuoti. Vuoti, c'è nessuno. Gli stati del nord-est sono un po' più pieni, ma sono piccoli, quindi in realtà quei quattro stati probabilmente basterebbero. Il correttivo fu quello di mettere dentro anche, diciamo, il peso degli stati. Quindi viene fatta questa assemblea, il collegio elettorale, in cui ci sono tanti rappresentanti quanto la Camera e il Senato messi assieme. Quindi c'è un ribilanciamento in qualche modo. Lo Stato piccolo da quattro deputati comunque vota per sei perché c'è anche due senatori, mentre lo Stato grande da 50 rimane fermo inchiodato a 52, non cambia granché, no? Questo vuol dire che
siccome, ripeto, tranne uno Stato che adesso non mi ricordo quale sia, che ha il proporzionale, gli altri hanno sistemi uninominali, ciascuno di quei collegi viene vinto per un voto. E quindi si può modellizzare abbastanza facilmente cosa succede se vinci qui, vinci lì. Il che porta, poi però, questo è uno dei temi caldi politici, non influisce su questa elezione, ma sul quadro americano, è come disegniamo i collegi. Come disegniamo i collegi? Quei circa 500.000 elettori, no? Che corrispondono a un deputato, come li scelgo io? C'è il quadro, guarda qua, facciamo questo quadro. No, non mi vedono più, non mi posso allontanare. No, provate a immaginare che lo facciamo a cerchi concentrici. No? A cerchi concentrici, probabilmente io avrei un centro, nelle città americane il centro non è il partito delle ZTL, non è le zone belle il centro, in America sono ghetti i centri ormai. Quindi io finisco per avere lì, però è un collegio che probabilmente rappresenta certe istanze sociali. E poi man mano che vado fuori, probabilmente ci sono altri gruppi. Pensate se invece lo facessi a spicchi anziché a cerchi. Avrei ciascuno di quegli spicchi più equilibrato perché avrebbe dentro un pezzetto di ciascuna di quelle istanze. Quindi diventa più contendibile. Io sono abbastanza sicuro che nello spicchio centrale chi si presentasse, diciamo, in termini di corretto di cittadinanza vince. Se lo metto a cuneo, non è mica detto, diventa più interessante. Mettiamo che per arrivare a 500.000, pensiamo da noi qui, magari nel Lazio, no? Latina da sola non ce la fa. Ecco, però io voglio dare un bel da che parte l'allungo il seggio. Per esempio, ci sono dei collegi a manubrio, due palle con un collegamento, perché io ho magari due gruppi sociali molto omogenei. Se gli metto un collegamento, garantisco che quella posizione viene rappresentata. Dopodiché ce ne sono tanti altri, ci sono degli studi geografici proprio molto molto interessanti su come costruire dei collegi che di fatto sono, come dire, vocati in una certa direzione. E attenzione che questo non è esclusiva di nessuno dei due partiti. I repubblicani l'hanno fatto in maniera più smaccata anche perché sono stati sfortunati, che è morto il tizio che gli faceva gli studi, che è stato trovato il computer e ci stanno gli studi dentro. Per cui è uscita fuori la strategia. Però nello stato di New York, che è pesantemente democratico, hanno fatto la stessa cosa per tagliare fuori, per blindare due collegi in più democratici. Quindi diciamo una strategia abbastanza comune questa qui. Ecco, questo non è all'ordine del giorno di queste elezioni, però è un tema all'ordine del giorno politico, è un tema che potrebbe essere oggetto di decisione presto della Corte Costituzionale. Per vedere, vi ho detto che il meccanismo di voto è competenza degli stati, ma quanta libertà hanno gli stati di disegnare i collegi e quindi di consentire o meno ai razziali di votare? Possono farlo? Questa non è banale come domanda, perché soprattutto in certi stati, diciamo, pensate, stati con forti presenze di minoranze, a seconda di come io disegno i collegi, posso di fatto escluderle. Sì. Ma i colleghi si cambiano ad ogni elezione No, o no, ad no, ogni no, tempo? l'aggiornamento necessario, diciamo, su scala nazionale viene fatto ogni 10 anni con il censimento, per forza, per legge. Però viene detto che l'Illinois ha diritto a 25, poi come se li disegna dentro sono affari suoi. E la domanda è proprio quella che finirà la Corte Costituzionale, è quali paletti ci siano, a chi tocchi farlo, se diciamo il legislativo, l'assemblea legislativa del singolo Stato può
proprio liberamente, arbitrariamente decidere come farli o se ha dei paletti che deve rispettare. E ovviamente da questa decisione dipende molto il futuro della democrazia, perché se gli hai detto che il Parlamento ha assoluta libertà, il rischio che vincendo qualcuno si ridisegni una mappa per non perdere mai più diventa piuttosto elevato, no? Quindi quella è una questione che non è diciamo, legata al midterm perché la deciderà la Corte Costituzionale, però è una questione politica fondamentale. Estremizzando molto, diciamo per il gusto di battuta, se andasse in una certa direzione non parleremmo mai più di elezioni, perché tanto lo sappiamo già come vanno a finire. Quando sono le elezioni del vice Trump, Hillary Clinton è piaciuta, quindi non si può dire più, Sì. però vice Trump, e conseguenza di questo meccanismo che si fa. No, è un meccanismo classico. Siccome io vinco nei collegi, i resti non si utilizzano. Nel col proporzionale si trova il modo di utilizzare i resti, no? Per cui io posso vincere tanti collegi con un margine di un voto, qualcuno ne vince con margini di 10 voti, ma i 9 voti in più, come se non ci fossero. E la Clinton fece quell'errore di non prendere sul serio alcuni collegi. Per esempio Detroit. Detroit è città industriale, città di metalmeccanici, città dell'automobile. Sappiamo bene che l'industria automobilistica ha avuto una forte crisi. Era stato, in realtà l'azione di salvataggio è iniziata già sotto Bush, ma il grosso l'aveva fatto Obama. I democratici qualche cartuccia da spendere lì per rivendicare il successo ce l'avrebbero avuta. Solo che la Clinton la interpretò in modo sbagliato. Sapete, ma con tutto quello che abbiamo fatto per loro, votano per noi. Mai fatta vedere nel collegio con i rappresentanti, magari il partito ci ha fatto vedere qui che non era una brutta idea, non ci ha mai messo piede e hanno vinto i repubblicani. Non ha saputo, diciamo, capitalizzare. Questo nei giorni dopo la sconfitta venne fuori in maniera piuttosto pesante. Poi fu messa, ma nei primi 15 giorni, diciamo, della vittoria di Trump sono uscite fuori molte mal di pancia, diciamo, che poi sono stati in qualche spariti dalle prime pagine dei giornali, ecco. Però questa cosa venne fuori, cioè, ma non si è mai fatta vedere da noi, perché dovremmo votare uno che palesemente non è interessato a noi? Quindi bene fatto fino a quel momento, non rivendicato in qualche modo, no? Gregory, una domanda. Dimmi. Ucraina, energia, nucleare. Noi sentiamo dalla Energia, gli mattina alla Stati sera. Uniti, Ma contrariamente. sono una cosa, ma il mondo sta aspettando come andrà il midterm e quindi ci sarà un'influenza, l'Ucraina smetterà di fare la guerra e avremo l'abbassamento del gas oppure sarà un'influenza? Gli Stati Uniti hanno fatto una cosa, diciamo, negli ultimi 20 anni e sono di fatto indipendenti dal punto di vista energetico. Noi pensiamo, tutti noi qua dentro, se pensiamo, diciamo, a importazioni, secondo me chi è? Il posto degli Stati Uniti attualmente sono, autosufficienti, ma secondo voi, delle volte importano, ma importano perché gli conviene economicamente, non perché ne hanno bisogno. Chi è il maggior fornitore esterno di energia agli Stati Uniti? Nessuno che mi dice, non so, l'Arabia Saudita, ecco, manco per niente, il Canada, l'idroelettrico canadese. Questo per darci idea di come non abbiamo la più pallida idea di come funzioni. Loro si sono messi lì, oltre ad averci enormi riserve di petrolio, di gas, di idroelettrico loro, eccetera, eccetera, hanno cercato, anche con fortissimi dubbi e dibattiti interni, perché per esempio hanno trovato questa fonte di idrocarburi, che sono le sabbie petrolifere impegnate, no? Che è una cosa mostruosa per l'ambiente, però tiri fuori parecchia roba. E quindi anche lì poi il discorso è: se il costo del petrolio è basso, preferisco importarlo. Sì, ma io sì, ma nel momento in cui io posso comprare l'energia che produce qualcun altro, mi tengo le mie riserve, perché strategicamente mi serve. Se il costo sale o me lo tagliano, a quel punto pompo, c'è il Golfo del Messico, però. Il mix non è di necessità, ma di opportunità, no? Quindi loro su quel profilo si sono resi indipendenti. Hanno un mix in cui c'è quasi tutto, ci sono grossissime questioni ambientali, quelle cambiano da amministrazione a amministrazione su cosa fare, per esempio una serie di trivellazioni in Alaska, eccetera, oleodotti che attraversano aree naturali, eccetera, c'è tutta una serie di problemi, però la sostanza è che gli Stati Uniti sono autosufficienti.
possono esserlo, se importano, è più un calcolo di convenienza economica che non un'esigenza imprescindibile. Quindi quello è una cosa che noi non consideriamo. Quindi Ma quando ti... l'impatto su di noi, sull'Europa? Perché Beh, noi abbiamo il impatto. problema del gas che sta aumentando, le aziende chiudono, c'è la globalizzazione. Allora uno magari dice: se ho gli Stati Uniti e un presidente degli Stati Uniti che è forte, forse riesco a controbilanciare cosa che sta accadendo Certo. dall'altra parte, altrimenti se anche Biden è debole, io mi trovo Biden debole da una parte, i cinesi, i russi e noi stiamo nel mezzo e ne paghiamo le conseguenze. L'esecutivo può fare tante cose tramite quello che è l'executive order, quindi c'è un decreto presidenziale, può farlo, il quotidiano può farlo, no? Il problema è che è una forma di legislazione estremamente labile, per cui il successore può cancellarlo con un tratto di penna, non essendo una legge, vada a parlare. Gli Stati Uniti sono in grado di aiutarci se ne ravvisano l'esigenza strategica, cedendoci una parte della loro energia. È chiaro che fanno un calcolo politico strategico, cioè mi gioco delle riserve, mi gioco delle cose, al di là del fatto del costo o del guadagno o quello che sia, se me ne viene un vantaggio politico. Questo è... Però, ripeto, loro sono messi in una posizione di poterlo fare. L'Europa mi pare che... Forse con l'eccezione della Francia che ha imboccato un nucleare molto spinto in chiave strategica, anche se forse in calcolo economico il kilowatt nucleare ancora per loro è caro, però gli attutisce l'impatto della diciamo, mancata importazione da questa o da quell'altra fonte, no? Quindi anche lì probabilmente serve più realismo, ecco, di questo, di imitare gli Stati Uniti, di prendere consapevolezza che un'indipendenza energetica è un'indipendenza politica e quindi di dire che vogliamo fare per averla, perché possiamo anche decidere di non averla, eh. Cioè per dire che andremo, la nostra politica sarà il traino del fornitore del momento, è una scelta, non faccio scelte, per carità, quella è una scelta, è anche, anche non scegliere è una scelta, Siamo però poi non ci si può un lamentare. po' tutti Celestino Quinto, dice. No, No, anche perché penso che poi alla fine nella globalizzazione forse la vera vittima è l'Europa. Tu ci hai detto, gli Stati Uniti sono indipendenti, i russi hanno le fonti energetiche, la Cina è un gigante. però attenzione, no? Chi sta Come... nel mezzo e che non sa Ma da che parte stare, la alla Russia è un fine è gigante l'Europa. per modo di dire, perché è un po' il vecchio discorso per cui il padrone ha bisogno dello schiavo, ma lo schiavo non ha bisogno del padrone. Nel senso che i russi hanno anche bisogno di qualcuno che glielo compri il gas. Loro noi, trattiamo sul tipo del gas. Sì, però ripeto, se posto che appunto modello americano, sotto Obama si è spinto molto sulle rinnovabili, per esempio, no? Con esiti misti, nel senso alcuni casi molto riusciti, ma anche due o tre flop clamorosi, anche diciamo la gente la truffa, di gente ha preso i contributi promettendo energia, diciamo, rinnovabili in senso industriale, non il pannello sopra casa, parliamo di cose, eccetera. Fa un mix in modo che non sia troppo dipendente né da una singola fonte né da un singolo fornitore. In modo che l'esposizione, un po' come ci dice sempre il nostro consulente finanziario, no? Diversifica, non mettere tutto in azionario, in obbligazionario, eccetera, perché se il mercato cambia, no? Loro fanno gli studi, ma poi gli scoppia la guerra, non se l'aspettavano, e il rendimento dei tuoi investimenti cambia, no? Ecco, fai un mix, riduci il rischio, riduci l'esposizione. L'Italia era particolarmente esposta a... Mi rendo conto che sono cose noiose perché le trovavo noiose pure io, quindi non oso immaginare gli altri, ma noi negli ultimi 20 anni abbiamo avuto fior di dibattiti sui gasdotti, sui rigassificatori. Voi non lo ricordate, ma gli inglesi volevano farne uno in Puglia. Dopo quei 15 anni di TAR, decine pulite, eccetera, ci hanno fatto il gesto dell'ombrello, eccetera. Oggi ci servirebbe il rigassificatore lì. Quindi siamo liberi di scegliere, per carità, però poi dopo non possiamo, credo, siamo intellettualmente onesti, lamentarci della situazione in cui ci troviamo. Va bene tutto, a me va bene tutto, però un po' di coerenza. Se...
situazione in cui ci troviamo non è semplicemente tutta la politica, di scelte politiche, no? Di comunque di essere legati al gasdotto. Si poteva scegliere diversamente, ma non si è fatto, Appunto, no? Quindi è una scelta ripeto, strettamente ma la politica e anche di politica, convenienza politica, no? non lo so, però voglio dire, avere il 50% del provvigionamento energetico da un unico fornitore non è mai una buona idea, appunto, di quale prodotto sia, qualunque, fine, non è sano perché per qualsiasi motivo, compreso l'evento disastroso naturale, succede un terremoto, si interrompe il gasdotto, che fai? Improvvisamente, mentre se hai un mix energetico diverso, no? Per esempio, le energie alternative sono tanto belle, però io, per esempio, l'Italia coperta di specchi non la vorrei, per esempio. Però spendere in ricerca e ottenere dei pannelli, magari come quelli spaziali, che hanno dei rendimenti ben diversi da quelli terrestri, magari diciamo efficienze spaziali a costi terrestri. Faccio ricerca per 10 anni e poi dopo c'è il prodotto, va bene anche quello. Invece noi i pannelli li importiamo dai tedeschi, perché la tecnologia è fatta in Germania su tecnologia tedesca. Quindi anche lì una politica industriale e una strategia energetica che non è di parte. Questo è quello che, se andiamo a vedere i presidenti americani, e torniamo al coso, su certe scelte sono continui, cambiano i toni, ma Trump, diciamo, ha aggiunto gli insulti personali, ha aggiunto la sua sguaiatezza, eccetera. Però il messaggio che diceva sulla NATO, europei, spendete di più, fatevi carico della vostra difesa, chiunque è stato, Gianni Cagliazzo lo può dire perché c'è stato, sono anni che ce lo dicono, ce l'hanno detto tutti, altri ce lo dicevano educatamente, quell'altro ce l'ha detto in faccia. Però la linea politica di fondo dei paesi, diciamo, che ambiscono ad avere un ruolo politico è costante, ha aggiustamenti di barra. Ma non inversioni di rotta, non fa inversioni a U in autostrada ad alta velocità. Quello un paese serio non so. Per me, negli Stati Uniti, se andiamo a vedere, ecco, Trump è stata su alcune cose l'eccezione, ma gli altri, grosso modo, seguono una rotta ben precisa. Ecco. In tanti parlano degli Stati Uniti d'Europa. Tu hai detto, a parte la singolarità di Trump, ma bene o male, gli Stati Uniti vanno avanti in maniera sempre coerente. Modello economico, il modello finanziario che si contrappone magari a quello russo. Noi in Europa non è che siamo molto uniti. Penso per esempio all'Italia che fa l'accordo con Gheddafi. Immediatamente altre due nazioni fanno sì che Gheddafi decada e quindi l'Italia, quello che erano i vantaggi, non li ha più. Quindi gli Stati Uniti d'Europa Beh, negli esistono come Stati, per modello esempio, degli Stati Uniti nella d'America o no? Costituzione americana, è chiaro che i rapporti internazionali sono solo del governo federale. Quindi, i singoli stati, noi non potremmo mai avere un'ambasciata del Massachusetts a Roma. L'ufficio del turismo sì, ma l'ambasciata no. Potremmo avere una missione industriale, dello Stato di Washington, che viene qui, lo Stato di Washington per intenderci, quindi Seattle. Quindi Boeing e Microsoft, per dire, potrebbe venire qua e cercare di fare accordi con le nostre industrie aeronautiche, aerospaziali, elettroniche, quello sì, ma non aprire un'ambasciata, quello una costruzione. L'Unione Europea è più simile al momento al vecchio modello della Confederazione americana, in cui per esempio, al centro c'è la libertà di commercio fra gli stati, ma le prerogative di difesa e di relazioni internazionali sono rimaste in capo ai singoli stati. Quindi, però la domanda è anche quella: quanto siamo disposti a cedere? Cioè, il nostro modello mentale, e qui lo vediamo bene con i presidenti americani, lo vediamo benissimo. Trump aveva un'idea di modello a somma zero, cioè se io frego un dollaro a lui, c'è un dollaro di più io. Il modello, diciamo, generalmente seguito, diciamo, da Wilson, Roosevelt, Kennedy, è che magari insieme riusciamo ad avere 2 dollari, averne uno per uno, perché cresciamo di più, eccetera. Quindi quello è. Pensiamo che aumentando l'integrazione ci guadagniamo o ci rientriamo? Io cresco solo a scapito di qualcun altro o cresco insieme? Quello è, perché poi se decido quello, il resto si tiene, diciamo, no? Il resto si tiene.
Certo è che quello che succede però è che a quel punto il più efficiente viene premiato e quindi io devo mettermi diciamo in regola, devo fare le cose per bene. Ma di fatto il Gli nodo stati di... americani all'interno si fanno concorrenza fra di loro, cioè che sia chiaro. Per esempio, un'enorme quantità di società, se andate a vedere la catena di controllo, la sede legale è nel Delaware. Il Delaware ha il diritto commerciale più favorevole alle aziende che ci sia. Quindi mettono una sede legale lì. Quella sede legale in realtà è presso il commercialista, in realtà non c'è niente lì, non c'è stabile organizzazione, non c'è niente, però a quel punto, per esempio, puoi fare l'assemblea dei soci in un certo modo, puoi fare certe azioni legali in un certo modo e quindi quella parte è semplificata. Oppure si danno incentivi per avere investimenti, per attrarre gli investimenti privati, quindi dal mutuo a tasso agevolato alla costruzione delle strade, eccetera, perché una società costruisca il nuovo stabilimento nel loro stato anziché in un altro. Quindi una misura, anche benché gli Stati Uniti poi presentino una politica estera unica, comune, eccetera, eccetera, si relazioni col mondo esterno con una voce sola, dentro continuano a farsi concorrenza, gli stati. Quindi. Ma il fatto che noi ci, no, il fatto che noi ci troviamo ad avere alle nostre spalle 2000 anni di storia, anche più, l'Italia la sua, la Francia, l'Inghilterra, la Germania, fa sì che noi in realtà uniti non ci saremo mai rispetto agli Stati Uniti, che di fatto hanno 500 anni di storia, abbastanza piatta, abbastanza uniforme, a parte un po'. Anche no, Nel senso che se andiamo a vedere i dibattiti sulla Costituzione americana del 1783, loro parlano di storia inglese, loro sono inglesi che sono andati là e quello che scrivono è come lo fanno gli inglesi non mi convince, ma noi, cioè come so le guerre di religione non le vogliamo, non è che loro sono arrivati lì da Marte, stanno lì portandosi tutta la loro storia precedente, per cui il primo emendamento che sancisce la libertà di culto. Perché noi ci ricordiamo la libertà di parola, però Congress shall make law providing the establishing of religion, la religione di Stato. Perché non voglio religione di Stato? Perché in Europa ne hanno viste un po' di guerre di religione per le religioni di Stato. Cioè, noi non le vogliamo. Non è che se le inventano un modello teorico dei professori chiusi in una stanza, no, no, è l'esperienza loro concreta. Quando dicono che, per esempio, i giudici, giudicanti, non la pubblica accusa, non possono essere rimossi dall'incarico salvo manifesta cattiva condotta, eccetera, eccetera. Perché? Perché nel sistema inglese il magistrato veniva rimosso dal re perché gli stava antipatico e quindi non c'era alcuna garanzia di giustizia. Quindi il fatto che gli Stati Uniti sia un paese giovane a me non mi ha mai convinto. Il problema è che fino a un tot di anni fa, no? Il mio cognome è italiano, noi veniamo come tante famiglie italiane, nella storia di emigrazione, per cui io ho il cognome marchigiano, eccetera, l'altra parte della famiglia salernitana, eccetera, no? Però ai tempi loro, ai tempi di mio padre, eccetera, si voleva, diciamo, integrarsi. Quindi mantenevi delle tradizioni che magari erano quello che mangiavi, però c'era un'adesione al modello americano. Gli ultimi, diciamo, 40 anni l'immigrazione è rimasta fortemente identitaria e quindi non si omogenizza più. E questo, per esempio, incide adesso sulle elezioni, adesso, perché se io dico minoranza, voi che pensate neri? In realtà ormai sono i latinoamericani, che però non sono tutti uguali. Noi li mettiamo insieme per statistica, come da tutti quelli che parlano spagnolo, ma tra i cubani e i peruviani non c'è niente in comune, tra i messicani e i venezuelani non c'è niente in comune, quindi quel gruppo molto grosso in realtà è molto articolato e non è più come era 30 anni fa un bacino che vota automaticamente democratico, non lo è per niente. Quindi quello è un altro problema. In più ci sono gli asiatici che sono non solo in forte crescita, ma sono estremamente motivati, sono dei grandi autori e dei grandi studenti. Quindi, per esempio, sono sovrarappresentati nelle università, nelle ammissioni, diciamo, sul concorso,
rispetto alla loro percentuale della popolazione, cosa che adesso ci sarà proprio un caso, ci sarà un caso alla Corte Costituzionale fra poco proprio su questo, cioè se sia lecito che le università considerino il fattore, diciamo, etnico o razziale nell'ammissione degli studenti. E non è facile, perché se facessimo all'italiana maniera, no? Fai i punti, ho preso un decimo di punto in più perché ho un figlio in più, oppure, vabbè, però finisce che non premio quelli più bravi, perché poi quando la metrica è nota, come dicevamo prima, io lavoro per la metrica, faccio il figlio per vincere il concorso, e non perché voglio avere figli, no? Quindi non vince il più bravo. Come diceva il mio professore, dice ogni figlio ha un libro di meno che scrivi, no? Però io voglio un professore che ha scritto libri, voglio uno che studia, non voglio uno che fa figli. Quindi chi premio? Però se cioè, quello che ha i figli c'ha diritto anche a mantenere la famiglia, eccetera. Però se premio il merito, devo dire solo quello che ha prodotto. Però guarda caso, con un certo background, per esempio faccio meno fatica a studiare, posso viaggiare, posso fare ricerca e scrivo di più. Quindi devo tenere conto di questi fattori nel giudicare la produzione. E questo cosa significa secondo voi? Che impatto sociale può avere questa decisione in un modo o nell'altro? Se premio solo il merito, faccio fuori le minoranze dalle università, diciamo, prestigiose americane. Perché di fatto finirò per premiare quelli che hanno potuto permettersi di andare alle buone scuole fin da piccoli, costruirsi un curriculum di un certo tipo, eccetera, eccetera, e quindi avranno più punti. Se permetto agli uffici di ammissione, teniamo presente, sono università in larghissima parte private, però spesso con una forma o l'altra di contributi pubblici. Quindi se gli permetto di scegliere, può essere che, come era, diciamo, quando l'ho fatta io all'università, gli studenti bianchi con il massimo dei voti venissero non accettati e studenti di minoranze con qualche punto di meno venissero accettati. In nome, diciamo, del promuovere, vedere il potenziale, perché vieni da un ambiente, diciamo, meno privilegiato, eccetera, io premio quello che potrai fare, non quello che hai già fatto. Non pretendo di risolverla, ci sono i pro e i contro in entrambi i campi, ovviamente, no? Però è una questione politica questa, è una questione questa che non si vota a midterm, ma arriva la decisione entro giugno della Corte Suprema, e quello cambierà anche lì molto e ci porta a una delle poste in gioco, cioè questo paese riesce a rimanere unito, a rimanere come era ai tempi dei miei nonni, dove la gente vuole fare parte di una comunità unica, oppure se queste comunità si trasformano in bande rivali e si fanno la guerra, e lo fanno non per... Mio padre ha potuto andare all'università perché era un bravo studente, però era bianco. Non so se a parità di condizioni adesso, ipoteticamente, in un altro scenario, potrebbe andarci, no? Quindi su questo hanno un impatto diretto. Cioè, sua madre faceva la cameriera, lui ha fatto il grande avvocato, e il sistema l'ha aiutato. Sul merito, ovviamente. Quindi, però oggi, come dire, un bianco povero magari potrebbe anche risentirsi perché viene privilegiato un nero, un asiatico, un ispanico altrettanto povero, però magari un po' meno bravo, però lo dobbiamo promuovere. Cioè, non è un'equazione facile, non dico in mente, ecco, quello però. Manipolo i collegi elettorali, capito? Questo è quello che c'è dietro. Per cui, in una certa misura, la domanda, la slide ormai la uso a lezione, no? Vi ricordate? Poi su questo chiudo. Ti pongo l'ultima Sì, no, domanda. ma chiudo quello che dico e poi ti faccio una domanda. De Tocqueville fa quel famoso libro La democrazia in America, no? Io ormai mi diverto a mettere questa immagine della copertina del libro con scritto La fine della democrazia in America. Perché se portiamo all'estremo tutte queste tendenze e tutte nella maniera peggiore, che non è detto che vadano, quei valori, quelle speranze, quel modello americano, eccetera, eccetera, che conosciamo, potrebbe non esserci più. Ecco, questa polarizzazione, diceva Stefano, continua se non troviamo il modo, perché è proprio gli storici che guardano indietro, su quello sono gli storici bravi, guardando indietro riescono anche a capire cosa è successo.
Però non è che a guardare avanti sono più bravi degli altri, eh? Non abbiamo gli strumenti per prevedere il futuro, abbiamo gli strumenti per vedere a cose fatte come è andata, ma sul momento dire dove andrà abbiamo gli stessi limiti che abbiamo tutti noi, abbiamo tutti gli stessi bias, diamo retta agli amici, guardiamo il nostro quartiere, abbiamo le nostre paure, abbiamo le nostre storie personali, abbiamo le nostre speranze, facciamo tutti gli errori di valutazione che fanno gli altri. Però se tutte queste cose negative si dovessero verificare tutte insieme, eccetera, il paese cambia. È possibile che appunto ci sia questo timore generazionale ormai, che una larga parte della popolazione bianca di perdere il potere. Sì, c'è. L'idea che le cose si risolvano con le armi, sì che c'è. Se dovesse prevalere dappertutto, queste elezioni sono un test. Buona parte di quei politici che non si ripresentano sono repubblicani per bene, tradizionali, che non si riconoscono nell'estremismo e che però non hanno voglia di essere massacrati dai loro elettori. Essere massacrati dall'avversario ci sta, no? Ma che quelli con i quali hai lavorato, hai servito, pensi anche di aver fatto bene, se si rivoltano contro e ti dico sei debole. Mi passa la voglia di farlo, ho fatto 10 mandati, grazie, posso anche godermi la pensione. Quindi che ci sia questo rischio, cioè è quella scena che abbiamo visto, che il 6 gennaio del 2021, l'assalto al congresso, è stata traumatizzante. Quella è una scena che uno si aspetta senza offesa dal Kazakistan, no? Ma persino dall'Ucraina, dalla Bielorussia, cioè, va bene, dagli Stati Uniti no, che fa il primo trasferimento di potere democratico della storia moderna. Nessuno pensa che Washington, dopo 2 mandati, lasci la presidenza, perché in Europa non esiste. Il re va avanti lì finché o muore o lo fanno morire. Non è che ci fossero tanti altri modi di lasciare il potere. Questo fa cincinnato, dice: no, io ho avuto il mio, me ne vado a casa, grazie, e passa ordinatamente il potere al successore. Questo nello scenario peggiore potrebbe non esserci più. Un'ultima Sì. domanda veloce. In Europa la presenza femminile alla guida dei governi sta diventando abbastanza comune in Inghilterra, Germania e adesso anche in Italia. Stiamo parlando di mid-term. Se dovessero andare male per Biden, potrà essere che diciamo, questo finalmente l'apertura verso un primo presidente degli Stati Uniti donna, visto che la Clinton anche per disattenzione non ci è riuscita e magari stavolta è la volta buona. Secondo me la questione di genere è mal posta. Io dico sempre, quando Hillary Clinton non diventa presidente, nello stesso mese si insedia comandante NATO del Sud Europa a Napoli, eccetera, eccetera, una donna ammiraglio a 4 stelle che c'aveva l'età mia, se non era più giovane. Di che parliamo? Cioè, in realtà, secondo me, negli Stati Uniti è stato un momento, una decina d'anni fa, che gli amministratori delegati delle 3 maggiori società fornitrici del Pentagono, cioè non di Boeing, ma era di Northrop Grumman, di Lockheed Martin e di una terza che non mi ricordo, comunque gente che fa, diciamo, sistemi tecnologici in gran parte di difesa, non soltanto quello, erano donne, tutte e tre. Quindi, secondo me, l'appello identitario alla donna in quanto donna negli Stati Uniti vale meno che da noi, perché ci sono moltissime donne in posizioni di altissima responsabilità, eccetera, eccetera. L'errore della Clinton è stato quello di pensare che, mentre sulle elezioni di Obama aveva influito senz'altro moltissimo una compattezza degli afroamericani che 150 anni dopo la guerra civile vedevano questa possibilità, e quindi hanno votato, anche se Obama sotto molti aspetti non rispetta l'afroamericano medio, uno ha avuto insomma, ottima istruzione, eccetera, eccetera, certo non viene dai ghetti, comunque aveva una madre bianca, tutto quello che volete, però per loro era comprensibilmente una rivincita, una nuova identità, come per le donne negli Stati Uniti quella fase è passata, sarebbe stata vera 30 anni fa. Ma ci sono, se andiamo a vedere, appunto, donne in posizioni di estrema responsabilità. Quindi non sarà un cambio epocale, ecco, Ma no, se dovesse. serve la persona e non in caso. Dire che se arriva una donna con una proposta politica,
donna che ha fatto politica per 30 anni, che pensa di mettere insieme una coalizione, una proposta convincente, eccetera, eccetera, si presenta e vince in quanto candidato credibile, non in quanto donna. Ma pensare che in una città, ripeto, dove è quel caso della donna, la donna ammiraglio, nel 2016 a Napoli, io non credo che lei, per sentirsi affermata, avesse bisogno della Clinton, perché l'aveva fatto, tra l'altro, in un ambiente molto selettivo, come quello militare, con valutazioni continue, eccetera, eccetera, si era affermata. Non credo che lei vedesse il bisogno, di una presidente donna per... La Clinton, a mio modo di vedere, ha sbagliato, come dire, ha perso un'elezione che avrebbe dovuto vincere, ma l'ha persa Ha perché gestito male ha la sua gestito male la campagna campagna elettorale. elettorale, non perché fosse donna. Nascondersi dal fatto non mi hanno eletto perché sono donna, perché c'è pregiudizio, eccetera, è autoconsolatorio, ma ripeto, vai in Michigan, vai dai lavoratori, vai da quelli, sbattiti un pochettino, come ha fatto, che piaccia o non piaccia, la Meloni. Meloni ha fatto politica per 4-5 Forse anni. pensava che la vittoria era talmente scontata che dice è inutile La che vado in hubris, la giro. hubris. Se pagano queste cose. Andare sul terreno, stringere le mani, baciare i bambini, così funziona la politica. E avrebbe sicuramente vinto. Poi funziona così. C'è chi ha portato e chi no. Io no, quindi sono più bravo a analizzarla che non a farla. Ok. Ringraziamo Gregory No, Aleggi aspetta, però. e... Ah, sì, si facciano delle domande, quindi... Sì. Grazie Grazie, Gregory. a voi. Allora, Gregory, volevo chiederti una cosa. Allora, è la notizia di questi giorni che Putin chiede appuntamento, un incontro con il presidente Sì. americano, con Biden, e cioè Biden ha detto. Russia, mondo russo e mondo americano, occidentale. Cioè, non è un'immagine di un secolo fa? È un'immagine che, come dire, riflette quella che è in parte la visione, in parte l'ambizione di Putin. La Russia in realtà ha il PIL dell'Italia, più le atomiche, più le atomiche. Ha il seggio al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e quindi ha un peso che però non è la sua influenza sull'economia. Per capirci, la Cina ha un PIL che ha spanne, grandi, proprio, a numeri proprio tagliati con l'accetta. Gli Stati Uniti hanno il 25% del PIL mondiale, la Cina il 12% e la Russia un pelo meno del 4%. Questo è il rapporto di forza, no? Ora, perché Biden dovrebbe disegnare, gli Stati Uniti, diciamo per il presidente, il nuovo ordine mondiale con la Russia anziché con la Cina? Vabbè, ma non è una volontà di Putin di voler tornare a E quel certo, ma punto, per, no? È... capito? Perché ti devo premiare? Cosa mi dai in cambio? È chiaro che la Russia vuole mantenere uno status, è logico, se noi fossimo russi la vedremmo sicuramente così. Però i rapporti di forza mondiale sono altri. Quindi gli Stati Uniti possono, e entro certi limiti, sono sicuramente disposti a riconoscere, a dare qualcosa ai russi. Ma che mi dà in cambio? Perché ne vale la pena? Di questo passo la Russia diventa comunque un satellite della Cina. Io tratto con la Cina, che ci sta creando un po' di problemi. Non tanto per Taiwan, ma mezza Africa è cinese, mezza America Latina è cinese. Gli Stati Uniti sarebbero ben contenti di non doversi scontrare con una battaglia di retroguardia con la Russia che quella gara l'ha già persa. Va bene, chiudiamo un fronte. Che mi dai? Che garanzie mi dai? Garantisci, ma non a me, Stati Uniti, che non fai questi danni all'economia mondiale, alla stabilità. Di quello parliamo. Però se è un cedimento dove poi domani mattina mi trovo che invadi i paesi baltici e ricominciamo, o la Moldavia o qualcos'altro, allora anche no. Allora preferisco che vai fino in fondo. Biden ha detto questo, leggevo proprio il New York Times arrivando qui, ha detto, e al G20 non lo voglio incontrare, Putin. Cioè, se vuole parlare di cose concrete, di cose specifiche, volentieri. Però incontrarlo per riconoscerlo e per dargli status non se ne parla. Se vogliamo parlare di questo, questo e questo, venga, parliamo volentieri. Ecco, quindi. Grazie.
Vabbè, quella lì, la cestista, Griner. Poi se avete visto quanto è alta, mette paura. È una cosa, quando la portano al processo, che con le guardie, inquietante, sì. Secondo lei, giusto per amor di discussione, quanto potrebbero cambiare i toni di Biden dopo il midterm nei confronti di Putin? Ma non è interessante. Bisognerebbe capire l'umore profondo, appunto, diciamo, dell'elettore, diciamo, trampiano. Noi sappiamo che ci sono stati dei rapporti molto stretti tra Trump e la Russia, economici, e sappiamo che, perché Trump l'ha detto più volte, ha vantato di avere grandi rapporti personali, eccetera, con Putin. Bisogna capire quanto quello che diceva Trump rispecchi l'elettore medio repubblicano. In realtà sappiamo che c'è un certo numero di combattenti, di volontari americani che combattono per gli ucraini. E tendenzialmente sono ex militari, e tendenzialmente gli ex militari non sono elettori democratici. Quindi bisogna capire quanto sia rappresentato, perché il mito della libertà, della difesa contro l'aggressore, eccetera, è un mito molto repubblicano, paradossalmente. Quindi gli elettori lì da che parte stanno? Gli elettori di Trump, che sicuramente odiano Biden, sì, ma su quel punto politico da che parte stanno? Stanno dalla parte del paese invaso o hanno come Trump, come dire, il fascino dell'uomo forte, eccetera? E questo non glielo so dire. Però registro questo fatto che ci sono talmente tanti volontari, colonnelli dei Marines, che non è che esattamente siano delle mammolette democratiche. Quindi oso immaginare che la pancia dell'America simpatizzi con l'Ucraina, però è un dato non scientifico. Sì. Volevo chiedere, su quali temi soprattutto sarà valutato in queste elezioni di medio termine il Presidente degli Stati Uniti? Per noi europei questa guerra è una guerra vicina, la sentiamo a pelle, la sentiamo che può veramente cambiare dall'oggi al domani le nostre vite. Gli americani penso la sentano molto più distante, quindi sarà così importante per queste elezioni la No. posizione? Il tema principale è sicuramente economico. Interno. Sì, ma non ci dimentichiamo che gli Stati Uniti sono un'isola continentale, sono un paese in cui pochissimi viaggiano all'estero, che hanno il passaporto, eccetera. Quindi, dicevamo, venendo qui con Marco, guardare i giornali americani e vedere proprio quant'è la copertura internazionale e di cosa parlano. Qual è il loro interesse per l'estero, eccetera, eccetera. Non è lo stesso che uno vede un telegiornale italiano e in generale europeo vede molta più attenzione all'estero. Loro ce n'hanno meno, quindi la guerra in quanto tale, no. L'economia sì, certi aumenti di prezzi, più l'inflazione che è ripartita, quella ha un peso molto forte. D'altra parte, diciamo, il cambiamento della politica monetaria della Fed era atteso da tutti, indispensabile. L'idea di continuare a pompare denaro in economia con tassi inesistenti o addirittura negativi doveva finire per forza. Quindi, però, quello ha creato scontento. Quindi, quello sicuramente andrà. Non si capisce quanto giochi invece in tema più politico. Per esempio, quest'estate, dopo che la Corte Suprema ha forte maggioranza conservatrice, ha stabilito che non c'è una protezione federale per l'aborto, non l'ha vietato, ha detto che è una questione che non è nella Costituzione e quindi non è di competenza federale. Quello aveva creato una forte, diciamo, mobilitazione politica a vantaggio tendenzialmente dei democratici. Però, da quello che vedo, gli ultimi sondaggi dicono che quella spinta sia un po' esaurita, cioè sono passati anche 4-5 mesi, il tema non sembra così caldo, però come sempre sono cose
come dire, precedenti il voto, quindi non lo sappiamo bene. Ecco. Quello però come tema politico l'aveva molto aiutato, gli ha fatto risalire dai sondaggi ed era molto indietro, l'aveva riportato, diciamo, debolmente in testa, quindi un effetto ce l'aveva avuto. C'era stata molta mobilitazione, però sembra adesso che si stia spegnendo. Sì. Rifacendomi alcune analisi di questi anni di Massimo Fagioli, mi riferisco al peso che hanno le chiese su queste votazioni a medio termine. A suo parere, sono capaci di spostare in maniera incisiva oppure stanno diventando marginali come qui? Diciamo che una serie delle cose che loro chiamano chiese noi non le riterremmo tali. Ok, diciamo che ecco, sono un'altra cosa. Ok, sicuramente. Sono diventate delle organizzazioni molto più politiche, sono diventate delle cose che tentano di tradurre quello che sono le convinzioni personali in un'azione politica. Ci sono chiese che ormai dispongono di strutture molto ampie, compresi canali televisivi, eccetera, quindi c'è un'organizzazione del consenso molto forte. E sono particolarmente forti però in certe aree del paese dove forse anche senza non cambierebbe granché. Quindi di sicuro c'è una strumentalizzazione di questa dimensione religiosa. Io dico semplicemente l'annessione del termine cristiano alla destra, una serie di cose, di queste chiese o presunte tali evangeliche non hanno praticamente nulla con quello che è la nostra, diciamo, immagine, per esempio, la nostra definizione cattolica del termine cristiano. Quindi a me, personalmente a me quello dà molto fastidio. C'ho un paio di slide che uso a lezione, dove si fa un'associazione appunto tra religione e politica molto forte, si parla proprio di diritto divino alle armi. Posto che io non posseggo nemmeno una pistola, ma non mi sembra che sia quello che definisce la dimensione religiosa, no? Però è un posto dove le strutture politiche permanenti dei partiti sono molto leggere, se non esistete, un movimento di opinione, probabilmente in certe aree queste chiese o presunte tali ne fanno le veci, ecco. Quindi in più ci sono tutta una serie di problemi che però non sembrano arrivare al cittadino medio. Per esempio, sappiamo che queste denominazioni evangeliche hanno delle visioni molto rigide, che noi sotto tanti aspetti, cioè, ci sembrano più Vecchio Testamento che Nuovo Testamento. Manichee proprio. Poi andiamo a vedere casi abbastanza eclatanti, sono andati anche alle cronache, dove in realtà i leader di queste chiese hanno dei comportamenti tutt'altro che morali, tutt'altro che specchiati, eppure non sembra avere un impatto particolarmente forte sulle loro fortune. Quindi è una bella domanda. È una bella domanda. Molte di queste organizzazioni sono canzono, fanno venire il sospetto, diciamo, che non posso dire, fanno venire il sospetto, per esempio, che esistano solo in quanto ci sono norme fiscali molto favorevoli e che quindi permettono di. Ma lo vediamo, usciamo dalla religione, che poi magari si vedono i miei pregiudizi. La lobby delle armi, la NRA, National Rifle Association, no? Che è passata da essere una simpatica organizzazione dei cacciatori tipo Arci Caccia, perché poi insomma questo era, è diventato un partito politico. È sotto indagine, sotto processo per diciamo, vari reati finanziari, eccetera, eccetera. Insomma, si scopre che al presidente gli hanno costruito una villa da 20 milioni di dollari, eccetera, una cosa che non ha più nulla a che vedere con gli scopi sociali. Questa è la realtà, no?
E però muove voti, e però muove voti, ne muove e come, perché la pagella dell'NRA su come il candidato Regi, il candidato Regi, Sergio Coliarni, con, non mi ricordo più che scala usano, ma cioè comunque è favorevole, sfavorevole, in che modo, quindi non so se è una barretta colorata, le stelline o le pallotto, quello che sia, quella muove voti in tanti stati, eh. Gente che non ha il coraggio di esprimersi anche noi delle stragi in un certo modo, perché sa che verrebbe attaccato e probabilmente non rieletto. E però quando uno va a vedere che appunto in realtà l'organizzazione non crede affatto in questo, ma sta lì per dare privilegi allo staff, ai vertici, eccetera, eccetera, che tanto in alcune di queste chiese quanto appunto in alcune di queste lobby sono lì da 30 anni, da 40 anni, quindi è chiaro che non è un associazionismo reale, non c'è un ricambio, eccetera, ma è una struttura di potere. Se andate, fate una ricerca su la Liberty University, l'università messa su da Jerry Falwell, cioè gestita, guardate il figlio. Loro fanno firmare dei patti, per esempio, di castità, di astinenza, di non bere alcol, agli studenti, e poi guardate appunto i comportamenti del Falwell figlio, cioè l'hanno finalmente buttato fuori. A un certo punto l'hanno buttato fuori, perché c'erano delle cose veramente boccaccesche, hanno detto basta, eppure non cambia niente. Vediamo, vi dico una cosa sola sul cambiamento: giovedì, cioè domani, la commissione sul 6 gennaio che ricordavamo fa un'ulteriore, diciamo, audizione pubblica, eccetera, eccetera, che era stata rinviata il mese scorso. Hanno raccolto moltissimo materiale. Il fatto che la faccia a ridosso delle elezioni, per quanto probabilmente la sostanza ci sia, un po' di puzza di strumentalità ce l'ha. Voglio dire, anche chi è rimasto agghiacciato come me a vedere quelle cose, dire: ma proprio a 2 settimane dalle elezioni dovevi finire a presentare delle cose, il minimo di dubbio c'è. Ecco, anche se i fatti che hanno tirato fuori fino adesso sono interessanti, agghiaccianti, cioè, e veri, però la speranza era che si finisse quest'estate, in modo che i documenti fossero a disposizione, tenuta viva fino a ridosso dell'elezione, insomma, un minimo di cattivo gusto c'è, nonostante i fatti siano veri. Pensate che processo, e su questo chiudiamo, ma almeno finisco questa risposta, poi via. Stanno processando uno dei leader di una di quelle organizzazioni, questi sono gli oath keepers, i custodi del giuramento, diciamo. E la sua difesa, tra l'altro questo è laureato in legge a Yale, non è l'ultimo dei cretini, eh? Non è l'ultimo dei cretini, ma l'argomentazione giuridica per la quale loro non si sarebbero macchiati del reato di insurrezione, eccetera, eccetera, è questa: che loro credevano, dunque, noi siamo una milizia, vero? La milizia è citata nella Costituzione, vero? Peccato che quella lì è diventata la Guardia Nazionale, però la milizia è riconosciuta dalla Costituzione, milizia del popolo, eccetera. Se il presidente ci dice di venire qui per difendere le elezioni, lui sta mobilitando la milizia, cosa che ha diritto di fare come presidente. Quindi che colpa abbiamo noi se stiamo obbedendo agli ordini del presidente? Ora, lasciamo perdere che è traballante, perché quella milizia lì, uno studente di legge del primo anno, sa che oggi è la Guardia Nazionale, che non sa, il presidente non può chiamare la gente con i fucili che è a casa. Ma detto questo, se dovesse questa argomentazione trovare un minimo di appiglio giuridico, sarebbe la fine, perché sarebbe l'autorizzazione a formare bande armate a disposizione del politico di turno, e a quel punto è finita. Quindi, però, per dire, ecco, quello sposterà voti in questi giorni? Il fatto che questo in tribunale abbia detto che questa è la sua linea difensiva? C'è abbastanza gente che si è spaventata di fronte a questo? Ok, ringraziamo Gregory.